In verità non esiste una voce lirica che possa fare tutto, come cerchiamo di fare questa sera. Ci sarebbe un tenore dedicato ad ogni periodo storico. Il suono della voce impostata. Ah, questa è una voce impostata, no? La voce non impostata è è qui, proprio nella parte che non ha una risonatore. Brava, adesso magari vi dico delle cose che sapete già, no? Stiamo vedendo le solite, dica. Sentirete nell'aria di Handel, il suono non sarà mai oh, ma oh, cioè faccio partire la vibrazione un po' dopo. Handel, compositore che è nato ad Halle, in Germania, però ha vissuto molti anni a Londra. È nato ad Halle appunto nel 1685, però 1685 è la data in cui è nato ad Eisenach Johann Sebastian Bach e a Napoli Domenico Scarlatti. Per cui è un anno d'oro per il mondo barocco. Adesso ascolteremo un'aria tratta da un'opera che si chiama Serse, dove il protagonista, Serse I di Persia, alzando lo sguardo dalla contemplazione del suo amato Platano, è colpito dal canto di Romilda. La conosci? Ombra me fu. Ecco, io magari voi sapete, vi dico delle cose ovvie, però ombra, l'aria è ombra mai fu. E non dobbiamo cantare sempre sparati, ma sempre molto contenuti e molto rispettosi dell'epoca. Tra l'altro, mi ricordate quando vi dicevo che anche un pianista ha un repertorio che può essere prediletto, in cui può suonare meglio o sentirlo di più, ma per noi è molto più facile comunque esprimersi in qualunque repertorio, perché comunque la tastiera è quella. Quando lui dice che stasera proviamo a fare di tutto, ma davvero è come dire che sono due lavori diversi, è come se io suonassi organo, clavicembalo, fortepiano e pianoforte. Tra recitativo e aria. Comunque io ho notizie in più qua, da rispetto. Dice che non c'è il narratore, ma sono tutti pezzi da Isaia. Ecco, io ho il terrore di trovare, capito? Adesso passiamo ad un altro autore importantissimo, Mozart. Don Ottavio è un tenore, non per difendere i tenori, però è un tenore molto importante, è un tenore lirico qui dentro. Dalla sua pace la mia dipende. Cioè Don Ottavio si rivolge a Don Nanna dicendo: dalla sua pace la mia dipende. Quel che a lei piace, vita mi rende. Quel che le incresce, morte mi dà. Morte, morte, morte mia. Ecco. Dalla sua pace la mia dipende, quel che a lei piace, vita mi si trova a Castel Sant'Angelo da solo e sta per essere fucilato. Dà proprio la sensazione della caduta fragrante e poi mi cadea tra le braccia. Non ha detto mi cadea tra le braccia, mi cadea
fra le braccia, si sente quasi la caduta del corpo su di lui, no? Quindi c'è verismo. C'è verismo, esatto. Un sogno, il volo immaginario di due innamorati, perdutamente innamorati, si rendono conto che il sogno però terminerà, per cui la realtà dell'alba che sta per spuntare. Sì, come Nushuril, tu tieni una bucchetta. C'è qualche napoletano qua che magari sa bene la pronuncia, no? Beh, no. Quindi come no? No, perché sapete. La possiamo utilizzare dove vogliamo. Sì, noi appunto, con gusto. Bene, sì. Senza fine.